Si sono divise tutto negli ultimi anni in Italia e meritano il palcoscenico più importante, quello dell'Allianz Stadium. Juventus e Roma fra poco in campo per la sesta giornata della Serie A femminile eBay. Collegati per la partita più bella del calcio femminile italiano. Kumakai. Non arriva il cross, ma è uno schema. Schatzer per mettere il cross adesso nel cuore dell'area, colpo di testa ad allontanare per un attimo, Cirelli al volo, c'è Hazard, se la cava in due tempi, la prima vera palla gol. Tomà si ferma e appoggia all'indietro. Dall'altra parte Cascarino che propone in avanti, grande palla, possibilità, è destro in porta per il vantaggio della Juventus con Bonanzea. Palla perfetta per Barbara Bonanzea, Juventus avanti al 13° minuto, si fa trovare impreparata la difesa della Roma. Tomà gioca vicino, cross di Lenzini cercando sempre Girelli, arriva per prima con la testa ma commette fallo in attacco. Rimpallo che favorisce Tomà, Cantore, può avanzare Cantore. Sta arrivando Tomà, eccola, come sempre rapidissima, ancora una volta sul fondo, forte per Girelli, c'è Hazard, se la cava e poi la palla diventa buona per il 2-0, chi se non lei, Cantore, lo Stadium è ai suoi piedi, terzo gol in campionato, sesto stagionale, la bestia nera della Roma, 2-0 per la Juve. Anche Vian ovviamente, però Magnen dà indicazioni. Tocco ravvicinato su Dragoni, dal fondo crossa, non è male questo pallone, Giuliano in porta, Kulberg salva, sarebbe finita forse sotto l'incrocio. È proprio un 4-4-2 in linea, classico quello della Roma. Giacinti, Ove accompagna, eccola Ove, propone il cross per Vian che prende posizione su Lenzini, tacco per Giacinti in porta, però Magnen, la Roma prova a reagire con i cambi. Rilancio cercando Giacinti, palla già riconquistata dalla Juventus, possibilità per Bonanzea, altro dribbling e poi conclusione alta. Alla Como, una in Champions alla Paris Saint Germain. Intanto seguiamo la punizione. Giuliano a giro, palo! Che punizione di Manuela Giuliano, che ci spiega ancora una volta perché è candidata al pallone d'oro. Fa cantare il pallone però Magnen, immobile, palo della Roma. Battuto corto, Giuliano, passo dentro e possibilità doppio rimpallo, Linari però Magnen. Occasione colossale per la Roma. Testa di Guglielmo, Pilgrim. Bennison, poi emerge Greggi, Saragama, Greggi per la seconda volta, contro due, può scaricare su Jonna, accompagnano Giuliano centralmente, Togerzen larga, servita quest'ultima, Togerzen contro Schatzer che la aspetta, Togerzen passo e palla dentro, chiusura, rimpallo incredibile, la palla rimane lì, Jonna, poi Pilgrim. Rientra, Jonna stoppa e pensa alla conclusione, in porta per il gol dell'ex, 2-1, la Roma si può giocare 2 minuti e mezzo all'arrembaggio. Pilgrim e poi Greggi, Lenzini lontano, finisce così, con un brivido finale la Juventus batte la Roma 2-1, primo KO della stagione per le campionesse d'Italia della Roma. È la 16ª vittoria della Juve in 23 confronti diretti con la Roma.